Buongiorno, siete capitati da me proprio mentre vi stavo gustando il caffè che mi faccio ogni mattina. Ma per voi ho una bellissima sorpresa, venite, ho preparato un'altra bellissima attività proprio con il caffè. Sedetevi qui di fianco a me. Aspetta che metto un po' di ordine, perché ieri sera avevo lasciato... No, la tazza era sporca e mi ha rovinato il foglio. Però, come posso utilizzare questo incidente di percorso per trasformarlo in una nuova bellissima avventura? Questo cerchio di caffè effettivamente potrebbe diventare... Aspetta. Potrebbe diventare un bel viso. Oppure, se verso il mio caffè in questo tagliere, potrei provare a vedere cosa succede. Guarda! Tantissime impronte! Sembra un bruco, sembra! E lo posso stendere per colorare tutti questi stampini. Potrei fare delle piccole sequenze. Vediamo, uso la tazza grande e la tazza piccola. Vediamo, grande, piccola. Grande, piccola. Bellissimo! E a questo punto potrei usare tantissimi altri attrezzi della cucina per disegnare. Vediamo, proviamo con la forchetta cosa succede. Provo a sporcare la forchetta. Anche la forchetta lascia la sua impronta. Molto bene. Allora, posso fare tantissimi disegni come piace a me. E poi cosa ci faccio? Potrei ritagliarli con la forbice e trasformarli in un segnalibro da mettere tra le pagine di un libro. Dai, ci provo. Allora, ritaglio un rettangolino. Ci metto le mie impronte. Posso lasciarle bianche o anche riempirle con il caffè. Poi nel momento in cui si è seccato posso piegarle, incollarle e ottenere infine il mio segnalibro, che potrebbe anche essere appeso. Come potrei fare per appenderlo? Quindi serve proprio l'aiuto di mamma e papà. Perché per appendere il segnalibro potrei creare dei bellissimi mobiles, segnavento. Cosa mi serve per i mobiles? Mi serve una cannuccia, mi serve uno stecchino, mi serve del filo. Allora, con una forbicina al centro della cannuccia faccio un piccolo foro. Piccolo foro in cui poi posso infilare il filo, o il filo di lana, o lo spago, quello che avete in casa. Poi, come ho già preparato qui, ci attacco lo stecchino. Lo stecchino posso tirarlo dentro. Così ho già preparato un po' del mio bobais. E attaccando anche altri due stecchini e fili ai lati, ho ottenuto il mio mobiles segnavento fatto con le mie impronte del caffè e che posso appendere fuori in terrazza o in giardino o in cameretta. Guardate come un incidente di percorso si è trasformato in una bellissima avventura. Ciao a tutti!